Arrestati i presunti autori della sparatoria avvenuta nel quartiere Paolo VI lo scorso 1 febbraio, devono rispondere a vario titolo di tentato omicidio, sequestro di persone e porto abusivo di armi. Inaugurato a Grottaglia il monumento ai caduti del mare, un'ancora, un'asta di bandiera di una nave e una pala di elicottero per ricordare la storica presenza sul territorio della Marina Militare. Il 25-26 maggio Taranto ospiterà l'Ecoforum, la città diventa così un punto di riferimento nell'ecosistema dell'innovazione nazionale e internazionale, un'opportunità per il territorio anche sul fronte economico. Venerdì 19 maggio, ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale, edizione dedicata al territorio di Taranto e provincia. In apertura la cronaca: sono stati arrestati i presunti autori della sparatoria avvenuta nel quartiere Paolo VI lo scorso 1 febbraio. Devono rispondere a vario titolo di tentato omicidio, sequestro di persona e porto abusivo di armi. Gianmarco Sansolino. Ci sarebbero stati dissapori di natura familiare alla base della sparatoria del 1 febbraio nel quartiere Paolo VI di Taranto. Sono stati arrestati oggi e condotti in carcere i tre presunti responsabili. Marcello, detto Mario Fagotti, di 38 anni, difeso dagli avvocati Salvatore Maggio e Pasquale Blasi. Agostino Bisignano, di 41, difeso da Andrea Maggio. Francesco Russo, di 31 anni, assistito dal legale Marino Galeandro. Fatto salvo il principio di presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, sono indagati a vario titolo per i reati di tentato omicidio, sequestro di persone, porto abusivo di armi. Nella tarda mattinata di quel 1 febbraio, diversi equipaggi di polizia, dopo un breve inseguimento, hanno rintracciato sul posto un uomo armato di pistola, adesso ai domiciliari. Fu arrestato in flagranza di reato per resistenza e porto abusivo di arma clandestina. Nel frattempo, altri agenti hanno notato a poca distanza due autovetture con gli sportelli ancora aperti. All'interno di una c'erano due armi, una pistola semiautomatica e un revolver con i caricatori parzialmente riforniti e un bossolo di calibro diverso. Di bossoli la scientifica ne aveva trovati numerosi, esplosi da almeno tre armi differenti. Nell'ordinanza si parla di persone inserite in strutturati contesti criminali. Taranto per due giorni sarà capitale della sostenibilità. Il 25-26 maggio infatti ospiterà l'evento internazionale Ecoforum. Gianni Sebastio. Valorizzare lo sviluppo della transizione energetica ed ecologica a Taranto, un'occasione di incontro tra aziende e realtà innovative sui temi della sostenibilità e del biorisanamento. I prossimi 25 e 26 maggio la Camera di Commercio ospiterà il TEF Taranto Ecoforum. L'evento servirà per mettere insieme imprese, start-up, soggetti intermedi e la pubblica amministrazione per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership. Il Taranto Ecoforum è stato presentato nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto alla presenza dell'assessore Gianni Azzaro. È la consacrazione del fatto che Taranto ormai è un laboratorio sulla transizione ecologica. Dopo qualche giorno fa la venuta di Timmermans, che è il padre della transizione ecologica a livello europeo, a seguito anche del modello di transizione ecologica ormai portato avanti dall'amministrazione comunale Melucci, anche questo evento va in linea con queste direttive. Al centro i temi della sostenibilità, del biorisanamento, con un focus particolare sull'economia circolare declinata in transizione energetica, con l'obiettivo di facilitare le esperienze tra domanda e offerta. Un utile confronto anche sulle peculiarità dei mercati, prevista infatti sessioni internazionali a livello europeo in lingua inglese. Stiamo lavorando affinché questo evento possa essere assolutamente un punto di partenza come prima edizione, coinvolgendo molte aziende, tanti advisor internazionali, enti di ricerca, enti accademici, enti pubblici, istituzioni, mettendoli a confronto. Un evento importante dunque organizzato da Eurota, Regione e Comune. Adesso la politica, la delicata situazione politico-amministrativa che vive il Comune di Taranto. Lo sapete, nei giorni scorsi il sindaco Melucci, anche i nostri microfoni, aveva annunciato novità in maggioranza. Intanto sono iniziate le consultazioni. Leo Spalluto. Sì ad un allargamento della maggioranza e al rimpasto, no a un cambiamento dell'attuale schieramento di governo. E questo è l'orientamento emerso dalle prime consultazioni avviate dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci per verificare la tenuta della maggioranza e le eventuali variazioni da apportare alla giunta e agli altri incarichi di governo. La verifica è stata resa necessaria dal nuovo assetto dei gruppi consigliari, tra ingressi e spostamenti, e dalla recente votazione in consiglio sul futuro dell'AMIU, con il mancato sì dei consiglieri Odone, Liviano e Pittaccio usciti dall'aula e la reazione infastidita
del sindaco, che aveva subito ipotizzato un cambiamento del quadro di maggioranza. Alle porte, si sa da tempo, c'è l'ingresso di Italia Viva con i consiglieri Stellato e Casula e Patto Popolare con Brisci, anche sulla scorta dell'incontro romano tra il primo cittadino e Matteo Renzi. Chi si aspettava un niente secco da parte del PD si è trovato di fronte ad un atteggiamento pragmatico. Fiducia confermata al sindaco, nessuna rinuncia ad assessorati. Il calendario degli incontri prevede sabato 20 il clou con i pentastellati e lunedì il gruppo con critico verso l'ingresso dei renziani. Poi il sindaco opererà la sintesi. Italia Viva e Patto Popolare alla fine dovrebbero entrare in maggioranza. Difficile un loro approdo immediato ad assessorati, più probabile un ingresso nelle società partecipate, sarebbe in bilico Mancarelli all'Amium, ma non solo. Il rimpasto in giunta invece dovrebbe riguardare le deleghe più che i nomi, forse con un solo cambio. La prossima settimana svelerà tutto. Alla presenza di autorità civili, militari e religiose è stato inaugurato a Grottaglie il monumento ai caduti del mare, un'iniziativa che rafforza ulteriormente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il rapporto fortissimo tra il territorio e la Marina Militare. Valentina Fanigliulo. È un monumento universale che ricorda il valore di uomini e donne che hanno perso la vita mentre erano in servizio per la patria. Un'ancora, una sta di bandiera di un'unità navale ed una pala di elicottero nel monumento ai caduti del mare inaugurato a Grottaglie. È un momento per noi importante perché suggella il rapporto che c'è fra la stazione aeromobile della Marina Militare di Grottaglie e la cittadinanza. Abbiamo contribuito fattivamente alla realizzazione di questo monumento sia raccogliendo dei fondi con i nostri lavoratori, sia effettivamente contribuendo alla realizzazione di parte dei manufatti esposti. Un grande rapporto di amicizia legato da una storia che si è intensificato e solidificato durante il periodo del Covid. Il primo supporto l'abbiamo avuto proprio dalla Marina Militare di Grottaglie, la prima vicinanza. La base è parte della città. Presente alle cerimonie anche la signora Anna Biancolella, moglie del primo maresciallo Paolo Di Giuseppe, che nel 2008, a soli 34 anni, perse la vita nello schianto di un elicottero precipitato a Grottaglie durante un volo di addestramento. È un monumento universale che lascia appunto questa testimonianza del valore di questi uomini. La mia vicinanza va soprattutto ai parenti delle vittime, diciamo, di questo sacrificio per la patria. Da oggi in via Rodari un omaggio dedicato dalla città di Grottaglie e dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ai marinai d'Italia caduti per la patria. Cerimonia interforze a Taranto per omaggiare il lavoro svolto dal personale civile dell'amministrazione della difesa. L'ammiraglio di divisione Flavio Biagi ha dichiarato: siamo un corpo unico che persegue gli stessi obiettivi. Laura Milano. Celebrata a Taranto la giornata del personale civile dell'amministrazione della difesa, una cerimonia interforze svoltasi presso l'arsenale militare marittimo di Taranto, durante la quale le autorità intervenute hanno omaggiato il personale civile della difesa per il lavoro svolto durante gli anni di servizio maturati. Al personale civile, che certo dà continuità, diciamo, e che caratterizza la sua attività con un sapere specialistico e tecnico elevatissimo, va riconosciuto il giusto peso in un'organizzazione che è un corpo unico e deve essere un corpo unico, sia nella componente civile che nella componente militare. Questa giornata sottolinea un lavoro spesso non molto apparente, quello non molto appariscente, voglio dire, quello del personale civile, però per chi come me ogni giorno ha contatto con tutto il personale dell'arsenale, sia militare che civile, questo non sfugge. È bello avere un'opportunità proprio per rimarcarlo, per sottolinearlo, perché altrimenti appunto nella quotidianità queste cose non spesso succedono. Un corpo unico in cui entrambe le componenti, civile e militare, contribuiscono seppure in modo diverso ma ugualmente significativo e determinante al raggiungimento degli stessi obiettivi. Una giornata di festa per il personale civile della difesa, un personale che garantisce professionalità, specificità e continuità di impiego nei nostri comandi, nei nostri stabilimenti militari, e quindi ne riconosciamo l'attaccamento alla Forza Armata, al Paese, e quindi oggi è un momento di gioia, di condivisione, di emozioni, e faccio tanti auguri al personale civile della difesa. Si è tenuto nella Cittadella delle Imprese di Taranto l'ultimo degli eventi organizzati dalla Camera di Commercio Ionica nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023.
Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 promosso da ASVIS, la Camera di Commercio di Taranto insieme a numerosi partner istituzionali ed enti no profit ha organizzato due eventi dedicati alla sostenibilità. Si è parlato del macro esempio dell'ex Silva per poi ampliare il discorso. Ci sarà necessità di avere sicuramente un supporto dello Stato in termini di risorse economiche e di managerialità. Ci auguriamo che sia la soluzione finale questa, che non venga presa in considerazione altre alternative. Si sente me stesso parlare di chiusura, sarebbe una cosa drammatica. Coniugare la logica, diciamo, del profitto che per forza di cose un'impresa deve seguire, deve conservare per garantire anche i posti di lavoro, naturalmente, inserire le connotazioni sociali e ambientali in tutto ciò che l'impresa fa. È una due giorni importante su quello che è un tema fondamentale per il nostro territorio, per le imprese, per tutte le istituzioni che dovrebbero fare quadrato su quello che potrà essere sicuramente il viatico per un ecosistema diverso. Ora ci occupiamo di solidarietà. Una serata per l'AIDO e per la cultura della donazione degli organi è stata organizzata dall'Istituto Comprensivo Carrieri Colombo di Taranto. Si chiama Dai ritmo ai tuoi battiti, una serata concerto dedicata dall'Istituto Comprensivo Carrieri Colombo di Taranto all'AIDO di Terra Ionica e alla cultura della donazione degli organi. L'evento si svolgerà al Teatro Tatà mercoledì 24 maggio alle 19.30 con la partecipazione della cantante Francesca Caforio. Nel corso della serata ci sarà anche la consegna della prima edizione della borsa di studio dedicata a Michele Soro, Kevin Nele e Vanessa Lopergolo. Saranno premiati gli elaborati vincenti delle prime classi sul tema del dono degli organi. Tutto esaurito per i biglietti della serata. Il ricavato sarà interamente devoluto al gruppo Ionico Aido, presieduto da Giorgia Di Paola. Abbiamo ricevuto degli innamorati che hanno superato le nostre aspettative. Abbiamo ricevuto da questi innamorati emozioni. Abbiamo acquisito la consapevolezza che loro hanno compreso il valore del dono e sono riusciti ad esprimere con dei segni, con delle poesie, con dei video davvero l'importanza di questo sublime gesto d'amore. E quando si sensibilizza attraverso la bellezza, attraverso l'arte, si raggiunge sempre il risultato più importante, quindi non potevamo che essere accanto a questo progetto. Gli alunni, attraverso un concorso interno, sono stati sollecitati alla produzione di elaborati creativi in cui hanno appunto rielaborato la loro percezione del problema della donazione degli organi, che poi si inquadrano nel discorso più generale del dono. La realizzazione degli elaborati è stata coordinata dall'insegnante di Basile. È tutto per quanto riguarda questa edizione dedicata al territorio tarantino del nostro telegiornale. Tra poco l'edizione dedicata a Brindisi e provincia. A 11 anni dalla tragica scomparsa di Melissa Bassi, la studentessa uccisa a soli 16 anni da una bomba piazzata all'esterno della scuola Morvillo Falcone, si rinnova il ricordo della giovanissima. Manifestazioni a Brindisi e Mesagne. Grave atto intimidatorio nei confronti della famiglia Arigliano, proprietaria del Brindisi Calcio. Colpi di arma da fuoco contro le vetrine di due delle loro attività commerciali di Cavallino, provincia di Lecce. È arrivata nel porto di Brindisi la Geo Barents sulla banchina di Santa Apollinare, lo sbarco dei 26 migranti tratti in salvo lo scorso 16 maggio al largo della Libia. Tornati in diretta, edizione di Brindisi e provincia del nostro telegiornale. Sono trascorsi 11 anni dalla morte di Melissa Bassi, la ragazza allora sedicenne che perse la vita in seguito al gesto di uno squilibrato che piazzò un ordigno artigianale all'esterno dell'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi. Questa mattina si sono tenute una serie di iniziative sia a Brindisi, dove è accaduto l'attentato, che a Mesagne, la città natale della ragazza. Gianmarco Di Napoli. Il 19 maggio resterà per sempre il giorno di Melissa Bassi. A 11 anni dalla strage del Morvillo Falcone e dalla morte della studentessa sedicenne, la sua scuola, le due comunità che condividono il dolore, quella mesagnese dove era nata e viveva e quella brindisina dove studiava, le massime autorità provinciali e soprattutto tanti ragazzi l'hanno ricordata con emozione. La cerimonia principale si è svolta nel cortile della scuola, a poche decine di metri dal marciapiedi sul quale Melissa si trovava insieme
insieme ad alcune compagne quando esplose l'ordigno. Presenti, come sempre, i genitori Massimo e Rita Bassi. Ne possono passare tantissimi anni. Melissa verrà sempre ricordata. Finché campiamo noi, Melissa deve essere ricordata. Anche forse quando non ci saremo più noi. E comunque Melissa sarà ricordata per sempre. Cioè, come ha detto mia moglie, finché campiamo. Ospite speciale Massimo Caponnetto, scrittore e figlio del magistrato Antonino Caponnetto, procuratore di Palermo, che partecipò all'inaugurazione della scuola. Sì, il babbo è stato presente all'inaugurazione di questa scuola, senza poter immaginare che un giorno sarebbe stato a teatro di un gesto così di follia umana. La follia umana purtroppo genera atti di violenza inaudita e imperdonabili, e Melissa ci scuserà se non riusciamo a perdonarla. Ogni anno siamo qui a ricordare Melissa, la tragica scomparsa, ma soprattutto a rinnovare l'impegno contro ogni forma di violenza e di sovrappassione. Quello che è accaduto è una cosa di cui nessuno potrà mai farsene una ragione. I ragazzi si sono poi spostati a Mesagne, dove in corteo hanno raggiunto prima la chiesa madre, dove si è svolta una celebrazione religiosa, e poi il cimitero per una preghiera sulla tomba di Melissa. La cronaca adesso: gravissimo atto intimidatorio nella notte ai danni del presidente del Brindisi Daniele Arigliano e di suo fratello Teodoro Arigliano. Ignoti hanno esploso colpi di arma da fuoco contro due delle loro attività commerciali presenti in provincia di Lecce. Preferiscono non parlare e confidano nella giustizia che possa al più presto individuare gli ignoti che questa notte hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro le loro attività. Parliamo di Daniele e Teodoro Arigliano, in particolare quest'ultimo, socio del Brindisi Calcio, la cui attività di cavallino, come quella che vedete alle mie spalle, qui siamo a Brindisi, è stata presa di mira dai malfattori con 5 colpi d'arma da fuoco esplosi contro la saracinesca. Tutto è accaduto a Cavallino, in provincia di Lecce, intorno alle 4 di notte. 5 colpi d'arma da fuoco che sono stati esplosi contro l'aspirapolvere, rivendita di elettrodomestici, e altri 2 contro la vetrata del caseificio La Mordilatte. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. I 2 imprenditori, come noto, brindisini, hanno guidato la cavalcata in Serie C della formazione adriatica. Le attività dei fratelli Arigliano sorgono accanto alle altre lungo via Circonvallazione, sono praticamente contigue. L'aspirapolvere, negozio di elettrodomestici, è l'attività gestita da Teodoro Arigliano. È qui che gli autori dell'incursione armata si sono accaniti con ben 5 colpi di pistola sulla vetrata. 2 invece sono stati quelli esplosi contro il caseificio di Daniele Arigliano. All'interno a quell'ora erano già al lavoro alcuni operai che pare non si siano accorti dell'accaduto e che fortunatamente sono rimasti illesi. Al vaglio degli inquirenti ora i filmati di videosorveglianza, grazie ai quali si proverà a capire chi ha sparato e soprattutto a risalire al momento dell'atto intimidatorio, considerata la molteplicità degli interessi dei due imprenditori, che contempla ora anche l'ascesa nel mondo del calcio professionistico. E c'è una nota da parte della società del Brindisi Calcio che esprime piena solidarietà al presidente Daniele Arigliano e al socio Teodoro Arigliano per il vile atto. Si legge nel comunicato intimidatorio subito la scorsa notte: il club biancazzurro, nel condannare con fermezza ogni forma di violenza, confida nell'operato degli inquirenti e della giustizia per fare al più presto luce su quanto accaduto. E questa mattina a Brindisi è arrivata la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, che qualche notte fa aveva soccorso 26 immigrati al largo della Libia. Fortunatamente stanno tutti bene. Cristina Cavallo. È attraccata poco dopo le 8 la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che il 16 maggio scorso hanno salvato a largo della Libia 26 migranti sbarcati proprio nel porto di Brindisi. Tra questi 8 minori non accompagnati e una donna incinta. Adesso saranno individuate le destinazioni, ma resteranno tutti in Puglia. Le condizioni di salute dei sopravvissuti sono buone, come confermato dal direttore del 118 Massimo Leone. Tutti in discrete condizioni di salute. Noi abbiamo visto nel nostro PMA la signora in stato di gravidanza da 22 settimana,
abbiamo visto in ecografia, ed è tutto ok. Come sempre, le testimonianze della traversata sono agghiaccianti e resteranno impresse nella mente di chi ha vissuto quegli attimi di terrore quando ha creduto di morire come Ali in fuga dalla guerra. Eravamo sulla barca da 5 ore, racconta, quando si è rotto il motore, i bambini piangevano, eravamo molto preoccupati, speravamo che qualcuno ci aiutasse. Quando abbiamo visto la Geo Barents, non credevamo ai nostri occhi. Finalmente siamo salvi e speranzosi in una nuova vita. Il questore di Brindisi, poi, Anino Gargano, ha spiegato le operazioni post-sbarco, rimarcando che Brindisi si è fatta trovare ancora una volta pronta al soccorso e all'accoglienza. Prima ancora la parte dell'identificazione, a mezzo del personale della Polizia Scientifica e degli uomini dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, e poi a seguire, una volta ultimata la prima parte documentale della manifestazione di interesse alla richiesta di asilo politico, vengono poi accolti nelle strutture che sono indicate dal Dipartimento e dal Ministero dell'Interno. Brindisi si è fatta nuovamente trovare pronta. Come sempre. La politica adesso, l'analisi del voto, almeno per quel che concerne il primo turno, serviranno conti ben precisi per analizzare il voto del centrodestra di Francavilla Fontana. Secondo il coordinatore di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, l'autoesclusione della Lega non ha aiutato la coalizione. Michele Iurlaro. Tira e tira, la corda si spezza, nonostante l'equilibrio definito unico, nonostante una rincorsa continua sul ritardo accumulato, nonostante quella rottura con la Lega autoesclusasi dalla competizione, che in misura tutta da definire non ha certo favorito il candidato sindaco nella coalizione. Mentre in Città Futura si è alle prese con la non facile composizione della nuova giunta guidata da Antonello De Nuzzo, in sintesi troppo PD rispetto alle previsioni e rispetto alle poltrone, il centrodestra fa i conti con l'analisi di un voto che forse non ha premiato quel lungo ed estenuante tira e molla nella scelta del candidato sindaco. È stato commesso qualche errore in questa campagna elettorale e nella fase precedente? Noi sicuramente no, perché siamo stati di un equilibrio unico. Purtroppo hanno tirato strenuamente la corda fino a farci arrivare a 10 giorni dalla data della presentazione della lista, e quindi sappiamo perfettamente che quando si rincorre spesso non si riesce a trovare una quadra e quindi spesso si commettono degli errori. Io approfitto per ringraziare Michele, perché portato avanti una campagna elettorale eccezionale, nessuno ci dava con questi risultati. A me spiace che probabilmente l'appoggio della lista della Lega ci avrebbe consentito di andare con serenità al ballottaggio. Ne prendiamo atto, ma di questo sicuramente poi a consuntivo dovremo fare i conti ben precisi. Certo è che Fratelli d'Italia, Francavilla Fontana, non ha certo fatto un figurone. Ultima lista della coalizione, un solo consigliere gli hai escluso, eletto, e più in generale il fantasma di una strategia sbagliata. Non fosse che di sé e di ma, come è noto, sono piene le urne elettorali. Ancora politica, una segnalazione alla nostra redazione: nel 2022 è stata Galeotta per il più giovane consigliere comunale eletto a Francavilla Fontana nella scorsa tornata elettorale. Si tratta di Francesco Carucci. Valentina Fanigliulo. Denunciava da cittadino ai nostri microfoni barriere architettoniche e soprattutto culturali. Ora da neoeletto consigliere comunale a Francavilla Fontana, a soli 21 anni, Francesco Carucci garantisce massimo impegno. Quello con la politica, o meglio con i rappresentanti istituzionali della sua città, un rapporto nato a seguito della sua segnalazione nel marzo 2022, quando sindaco e componenti della giunta vollero incontrare Francesco, il cittadino, per mettere in campo azioni condivise. Io ho conosciuto poi, dopo quel servizio, Antonello De Nuzzo e appunto Giorgio Tarano, e da lì ci siamo mossi insieme, e poi da lì è scaturita la mia candidatura con loro. Però non era un programma che è nato lì quel giorno, no, tu ti candidi con noi perché così cambiamo le cose. Prima cambiamo le cose e poi è nata la candidatura. Dopo quel servizio vedo che un po' la gente prende più seriamente questo fatto, no? E infatti ringrazio Michele e lo saluto, che con quel servizio abbiamo dato una sorta, passami il termine, di dimostrazione di forza, quanto possa fare effettivamente una sorta di minaccia, un servizio. Secondo te perché hanno paura? Perché si ha paura di fare poi una figuraccia, o perché si comprende in realtà? E un po' si comprende, un po' è la paura, onestamente. Se le barriere architettoniche sono eliminabili anche attraverso strumenti amministrativi, quelle culturali rappresentano ancora una grande piaga sociale da sradicare. Ed allora, buon lavoro, giovane deciso consigliere.
Una bellissima storia, così come è bellissimo vedere i giovani di un territorio fare da cicerone per far conoscere ai turisti e non solo le bellezze della propria città. Ci spostiamo a Brindisi adesso con Davide Cucinelli. Piccoli ciceroni per presentare la storia di Brindisi attraverso i suoi monumenti. I giovani alunni del comprensivo Sant'Elia Commenda hanno infatti portato a termine il progetto Adotto Monumento promosso dall'Associazione delle Colonne. Tra i monumenti adottati anche Palazzo Montenegro, casa del prefetto di Brindisi, con Michela Laiacona, che ha accolto nei suoi giardini con grande gioia e disponibilità i giovani studenti presenti con insegnanti e accompagnatori. Amo in modo particolare il mondo della scuola, quindi questo momento è un momento importante che celebra la conoscenza, l'importanza dell'approfondimento, dello studio, del patrimonio culturale, come lei ha ricordato, e questi ragazzi sono veramente meravigliosi. È stato emozionante e pure molto bello. Scoprire tutte queste cose mi ha reso molto più in grado di capire Brindisi e tutto il resto. È un bel momento, in effetti, giunge a conclusione di un anno di esercizio all'interno di un progetto che noi abbiamo adottato già 9 anni fa e che ogni anno puntualmente riproponiamo perché attrae molto i nostri ragazzi. Questo progetto, che ormai è giunto alla 7ª edizione, rientra a pieno titolo negli obiettivi dell'Associazione Le Colonne, che è appunto quello di sensibilizzare le nuove generazioni al patrimonio culturale. Quindi per noi è un motivo di orgoglio e di soddisfazione nel vedere oggi tantissimi studenti che hanno studiato la storia della città di Brindisi e che oggi si fanno portavoce di questa bellezza. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro TG dedicata a Brindisi e provincia. Adesso ci spostiamo a Lecce. Ancora attentati nel Salento nella notte spari verso 2 attività commerciali di proprietà della famiglia Rigliano, proprietaria del Brindisi Calcio. Riunione operativa in prefettura sulla sicurezza estiva a Lecce, il divertimento e la tutela dei residenti. Il prefetto Luca Rotondi ha rimarcato la necessità di trovare un punto di equilibrio tra il diritto alla tranquillità e quello al divertimento. A partire dal 2 giugno le mura urbiche riapriranno alle visite fino al 30 settembre, ospitando contestualmente mostre e iniziative. Eccoci nuovamente in diretta con questa edizione del TG dedicata al territorio di Lecce e provincia. Torniamo sulla cronaca, torniamo sul grave atto intimidatorio ai danni di 2 imprenditori brindisini, Daniele Arigliano e Teodoro Arigliano, proprietari del Brindisi Calcio. Colpi di arma da fuoco contro le loro attività di Cavallino, è accaduto nella notte. Sentiamo Maria Teresa Carrozzo. Ancora notte di fuoco nel Salento, nel mirino questa volta sono finite 2 attività commerciali, l'aspirapolvere e Amor di Latte, che si trovano sulla circonvallazione che collega Cavallino a Caprarica, di proprietà dei fratelli Teddi e Daniele Arigliano, quest'ultimo presidente del Brindisi Calcio appena promosso in Serie C. La scoperta è stata fatta questa mattina proprio dal proprietario. Al suo arrivo la sala cinesca del negozio e la serranda di quello accanto riportavano evidenti segni dell'attentato. Arigliano ha immediatamente allertato i carabinieri giunti sul posto per verificare quanto accaduto. Le indagini al momento sono in corso per risalire agli autori del gesto. I 2 titolari sono stati ascoltati dalle forze dell'ordine e i punti vendita questa mattina hanno comunque deciso di rimanere aperti al pubblico. Cambiamo argomento, si è tenuta nelle scorse ore una riunione operativa in prefettura a Lecce sulla sicurezza estiva. Il divertimento e la tutela dei residenti devono andare di pari passo, ha specificato il prefetto. Si è tenuta nelle scorse ore presso la prefettura di Lecce una riunione operativa sulla sicurezza estiva, il dipartimento e la tutela dei residenti. Presenti le amministrazioni di Lecce, Castagnano del Capo, Gallipoli, Merendugno, Nardò, Otranto, Porto Cesario, Salve e Ugento, insieme con le forze dell'ordine. Il prefetto Luca Rotondi ha rimarcato la necessità di trovare un punto di equilibrio tra il diritto di ogni cittadino alla tranquillità e al riposo e quello del divertimento richiesto dai più giovani, legittimo però, ha ribadito Sua Eccellenza, nel rispetto delle regole. Il prefetto di Lecce ha voluto intorno a un tavolo, diciamo, sia le forze di polizia, sia le amministrazioni, ma anche le associazioni di categorie. Noi abbiamo dato un forte impulso
all'incontro di ieri, ovviamente auspicando che ci possa essere programmazione, pianificazione. Ecco, quello che è importante è che le amministrazioni, che i sindaci dei comuni costieri possano intraprendere questo percorso che porti poi alla totale eliminazione di queste problematiche, perché purtroppo il parcheggio per noi nel Salento è fondamentale, perché i servizi pubblici non sono dei migliori. Oltre al parcheggio, quali sono le altre problematiche da risolvere nell'immediato? Trasporti pubblici, che sono quasi inesistenti nelle marine costiere, ma anche di contrastare qualsiasi atto illegittimo, che sia ovviamente anche l'abusivismo commerciale, che sia cercare di reprimere qualsiasi atto di spaccio di sostanze stupefacenti. Quali sono le garanzie che vi ha dato Sua Eccellenza il prefetto? Le garanzie sono quelle di intraprendere insieme ai comuni costieri un percorso autorizzatorio, possa definitivamente affrontare la problematica dei parcheggi, dei trasporti. Davvero soddisfatti, perché Sua Eccellenza è il faro, insomma, del territorio salentino, ha dato questa via maestra a tutte le amministrazioni. Situazione sicuramente delicata questa, perché comunque c'è preoccupazione tra i residenti, nonostante ovviamente il vertice comunque utilissimo che si è tenuto in prefettura. Allora facciamo il punto sulla situazione con Paolo Franza. Sulla base dell'esperienza degli anni scorsi abbiamo già fatto i primi passi verso l'amministrazione comunale per chiedere di un confronto, per metterci attorno ad un tavolo, per partire dalle criticità segnalate nella passata stagione e vedere di affrontarle in maniera diversa. Purtroppo dobbiamo registrare il silenzio da parte dell'amministrazione comunale di Gallipoli, che non ha risposto alle nostre richieste. Da tempo l'associazione dei commercianti e quella dei residenti del centro storico di Gallipoli hanno chiesto congiuntamente la convocazione di un osservatorio per trovare soluzioni a quelle criticità che non permettono di vivere in tranquillità la città bella, soprattutto nel periodo estivo. Nei primi giorni di aprile c'è chi già fa uso di musica all'esterno senza regole, chi occupa abusivamente il suolo pubblico. Su questo noi avevamo chiesto un confronto. Se questo non ci sarà, non rimarrà altro da fare che chiedere un incontro al prefetto e andare avanti. La stagione, già dai primi giorni di aprile, dalla Pasqua, diciamo, la stagione turistica è già iniziata, c'è un notevole flusso di turisti. Questo ha determinato che le attività commerciali hanno iniziato a lavorare all'aperto già dai primi di aprile. E questo già vuol dire, da questi elementi noi ci stiamo verificando che le cose non stanno andando per il verso giusto. Restiamo in argomento comunque, perché ormai l'estate è alle porte, anche quest'anno a San Fuoco e Gallipoli, grazie all'associazione Io Posso, torneranno i lidi attrezzati per accompagnare in mare tutte le persone con disabilità motorie. Barbara Magnani. Respirare l'aria del mare e fare un bagno è qualcosa che per chi ha una disabilità rappresenta un grande momento di felicità. E vedere la gioia negli occhi di un proprio caro riempie il cuore anche dei familiari e per un attimo fa dimenticare le sofferenze. Tutto questo sarà possibile anche quest'estate grazie all'associazione Io Posso, che per il nono anno a San Foca e il secondo a Gallipoli all'Eco Resort alle Sirene aprirà il suo lido gratuito attrezzato per assistere e accompagnare in mare tutte le persone con disabilità motorie, anche le più gravi. Siamo contenti di avere ancora quest'anno la possibilità di ospitare tantissime persone. Tutto il lavoro dell'intero anno sarà ripagato con la loro felicità. Ci supporterà anche il comune di Gallipoli e non vediamo l'ora di riaprire anche lì sul litorale ionico. Un progetto che è stato di ispirazione anche per altri comuni e quest'estate aprirà a Bernalda un nuovo lido accessibile e l'associazione Io Posso sta contribuendo alla formazione delle persone che vi opereranno. Siamo veramente contenti di poter replicare la nostra esperienza, di non essere più gli unici dopo anche l'Emilia Romagna e la Sardegna, quest'anno anche in Basilicata. Un contributo prezioso per tutto il territorio, quello dell'associazione Io Posso, nata per volere di Gaetano Fuso, assistente capo della Polizia di Stato, scomparso a 44 anni a causa della SLA e ora portata avanti dalla moglie Giorgia con il supporto di tanti volontari. Lui diceva che San Foca è un angolo di paradiso e che il paradiso, quello vero, poteva aspettare. Adesso lui ci guarda e noi sappiamo, insomma, che sarà orgoglioso di noi.
Si chiama turismo odontoiatrico, sono i viaggi sempre più frequenti che gli italiani fanno all'estero per risparmiare sulle cure odontoiatriche. Sembra tutto rose e fiori, ma in realtà non è così perché il pericolo è dietro l'angolo. Dopo l'indagine condotta in passato, l'associazione Consumatori Altro Consumo è ritornata ad indagare il fenomeno del turismo odontoiatrico, un fenomeno causato dai prezzi troppo alti da sostenere per le cure odontoiatriche in un momento in cui le famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e le distanze con Croazia ed Albania si sono accorciate grazie alle offerte delle compagnie aeree. Ma i professionisti italiani chiedono di fare attenzione. E c'è questa concorrenza spietata, è giusto che ci sia, solo che c'è un problema, perché in Albania, Croazia e Bulgaria ci sono Romania, insomma, vanno tutti questi viaggi per le cure dentali. Sapete che c'è un problema, non c'è la tracciabilità dei materiali, la maggior parte delle volte succede questo, ho riscontrato questo, perché sono dei bei lavori esteticamente tutto, ma a distanza di tempo ho riscontrato delle problematiche, ascessi, insomma, delle perdite di alcuni pezzi di ceramiche che sono chiaramente fanno parte di questi ponti, quindi chiaramente non sappiamo la tracciabilità di questi materiali. Noi abbiamo una certificazione su tutti i materiali, tracciabilità, e insomma in Italia c'è la Comunità Europea prevede che c'è la tracciabilità. Lì purtroppo no, c'è un risparmio di circa il 50%, solamente che c'è questa piccola inconvenienza, ma non puoi neanche chiaramente criticarlo, oppure non posso neanche lamentarsi i pazienti, perché quando poi ritornano per fatti loro, magari non c'è poi questo viaggio, non viene garantito il lavoro, quindi lo fanno loro questo, il secondo viaggio, per contestarlo, e purtroppo viene rifiutato il paziente. Invece noi diamo garanzia oltre 2 anni. Quindi l'appello da fare è massima attenzione, non farsi ingannare da un prezzo. Purtroppo sì, quindi in Italia si costa di più, solo che c'è la garanzia e possiamo chiaramente garantirlo a vita. Ci spostiamo adesso a San Cataldo per parlare dei lavori in darsena tra cattivi odori e disagi. Protestano i residenti. La volontà dell'amministrazione Salvemini è sempre stata quella di attivare entro l'estate il porticciolo della Marina Leccese e così proprio in queste ore sono iniziate le opere di dragaggio del canale. Avviati il 17 aprile gli interventi di rimozione delle alghe da parte della ditta Valle Costruzioni e Restauri SRL sono ripartiti dopo alcuni giorni di stop. La Regione Puglia ha risposto positivamente alla richiesta del Comune e così si sta procedendo con le opere di pulizia che dureranno però circa 2 settimane. Apparentemente un'ottima notizia, se non fosse che i lavori alla rimozione delle alghe stanno causando delle esalazioni nauseanti proprio adesso che gli stabilimenti hanno riaperto. E così, apparentemente, tra gli imprenditori incomincia a gonfiare il dissenso. Ed è tutto per quanto riguarda queste edizioni provinciali dei nostri telegiornali. Parte tecnica curata da Gianfranco Melillo, Fabio Pignatelli e Francesco Lozito. Tra poco la nostra ampia pagina sportiva. Ieri c'è stato un playoff di fuoco in Serie C, ma parleremo anche delle gare in programma nel prossimo weekend. In studio ci sarà il collega Alessandro Zazzi. Intanto grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Antena Sud.